Pronto? Siamo alle battute finali. Ci troveremo a vivere un primo momento moderato da dottor Lorenzo Chiucchiù con il cardinal Ravasi e il professor Dionigi. Il tema è Ulisse e Abramo. Poi un secondo momento, faremo una pausa che sarà introdotto dalla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e si confronteranno su genti del Mediterraneo, moderati da Corrado Formigli, il Cardinal Ravasi e il Ministro Minniti. A nome del custode del Sacro Convento, a nome dell'intera comunità, un pace e bene a tutti voi, grazie per l'ascolto e accogliamo con l'applauso che ci ha contraddistinti per il calore umano, per la freschezza, per il dibattito culturale, il dottor Lorenzo Chiucchiù che modera questo momento con i due interlocutori. Probabilmente nessun altro tema come il tema del cammino è metafora così perfetta della vita. Diciamo cammino, viaggio, percorso, ma fatalmente, immediatamente pensiamo alla vita e alla sua direzione o alla sua assenza di direzione. Quello che voglio dire è che il tema del cammino è fondamentalmente una specie di specchio nel quale noi osserviamo le nostre esistenze. E stasera con il Cardinal Ravasi e con il Professor Dionigi ripercorreremo alcuni cammini paradigmatici. La suddivisione che proporremo è fondamentalmente quella suggerita da Cestov in Atene e Gerusalemme. Da un lato c'è un cammino che incarna le categorie e le speranze ebraico-cristiane, dall'altra una serie di cammini che sono l'emblema delle categorie elaborate dal pensiero greco-latino. Ciò che accomuna questi due differenti cammini, questi due modi di intendere il cammino, è che si tratta sempre di cammini in un senso peculiare. Sono sempre percorsi di cui ne va della vita del viaggiatore. Non sono mai passeggiate o viaggi per il viaggio per il viaggio. Non c'è mai la retorica innocua del viaggio per il viaggio. Paul Celan, il più grande poeta del Novecento, diceva: la poesia è un dono che implica destino. Io credo che la stessa cosa si debba dire del cammino. Il cammino è un dono che implica destino. Destino o una grazia o l'assenza di una grazia. Questo è il quadro nel quale il Cardinal Ravasi e il Professor Dionigi si muoveranno. Io adesso chiederò al Cardinal Ravasi di aiutarci a ripercorrere il cammino di Abramo. Dio dice ad Abramo: Lescià, vai, parti. Da Ur alla terra promessa, una terra della quale Abramo non sa nulla, eppure parti. Questa partenza è connessa ovviamente alla fede, a tutta la fede di cui Abramo è capace. Invito ora il Cardinal Ravasi a parlarci di questo primo cammino, che è il cammino di Abramo. Ulisse.
Allora, partiamo dall'altro lato del viaggio. Non partiamo da Gerusalemme, ma partiamo da Atene. Da Atene e le categorie implicate nel mondo greco-romano. Quindi chiedo al professor Dionigi di farci ripercorrere i cammini di questo mondo, di questo universo. E sono cammini che vedrete, sono lontani dal cammino di Abramo, sono cammini nell'aldilà, verso il nostos, verso un destino molto spesso incomprensibile. Professor Dionigi. Dovrei dire anzitutto del viaggio dello spazio interiore, è vero? Il viaggio dell'anima, del pensiero, dell'intelligenza, che è un altro grande paradigma, un altro grande codice anche dell'antichità. Platone la chiamava la navigazione, parlava di una prima navigazione, quella della natura. Ti trovi in mare con la barca spinta dal vento, è il piano della natura, il viaggio coi venti, il viaggio sul piano naturale. Aggiungeva Platone, poi c'è un secondo livello di un viaggio / navigazione. Quando sei in mare non tira più vento, devi tornare a riva, come fai? Allora qui subentra il secondo piano, quello del logos, della ragione, del ragionamento. Usi i remi. Il piano fisico, che ha bisogno in alcune occasioni del piano metafisico. E poi, per dirla con Agostino, una terza navigazione, che è quella navigazione che grazie alla grazia, grazie all'Ignium Crucis, dice, ci trasporta, questo legno della croce, nel mare di questo secolo, verso l'altra sponda, l'approdo, che poi è un ritorno alla patria celeste. Noi qui però dobbiamo parlare così del viaggio, più che del viaggio, diciamo, della mente, dello spirito e dell'intelligenza, del viaggio mitopoietico o del viaggio letterario, di un grande corso, dei viaggi dei popoli o dei singoli nello spazio. E allora, anche a una selezione molto draconiana, non possono sfuggire alcune tipologie di questi viaggi nell'antichità classica. E per tutti il viaggio degli Argonauti, è vero, la ricerca del vello d'oro, questa spedizione che Seneca definisce il nefas argonautico, cioè un sacrilegio. La spiegazione sacrilega di chi andava oltre il limite alla scoperta di una terra nuova, abbandonando quella nota, a inaugurare leges nove, soppiantando le leges note. C'è poi la discesa di Orfeo all'aldilà, alla ricerca di chi? A riprendersi per poi perdere immediatamente Euridice. La discesa, il viaggio nell'Ade, nell'oltretomba, nell'aldilà, quello di Orfeo, che è un grande simbolo di tutti i viaggi nell'aldilà, di tutte le catabasi, di cui quella del sesto libro dell'Eneide diventerà proprio esemplare. Volendoci anche poi ancora questo viaggiare, o meglio ondivagare, vagare, o meglio sbandare, direbbe un poeta dei nostri giorni, di sbaglio in sbaglio, di chi? Di Edipo. Edipo che nasce a Corinto, viene nascosto sul monte Citerone, torna e alla ricerca della propria identità, torna a Corinto, poi a Delfi, poi a Tebe, questo viaggio marcato, segnato, non da una tragedia, ma da un grumo di tragedie. Prima il parricidio e poi l'incesto. Un viaggio che più sinistro di questo non si può. Conosciamo un altro grande viaggio, quello
dell'iperpessia di Enea, che anche questo avrà un altro, avrà dei costi. Il viaggio di Enea, che dovrà abbandonare i suoi cari. Enea, eroe del destino, simbolo ed eroe, diciamo, della politica per fondare questa terra. Guerre, distruzioni e il suicidio di Didone. E poi, è vero, il viaggio di Ulisse, che Omero definisce politropos, è vero, il latino dice versutus, dai molti volti, diciamo polimorfico, metamorfico Ulisse, così l'ha ripreso anche Elia Scanetti, il simbolo della metamorfosi. Ulisse, l'emblema, l'eroe del viaggio, e l'Odissea, il viaggio dei viaggi, che rinvia immediatamente la nostra memoria poi al viaggio della commedia di Dante, tant'è vero che si è detto Ulisse il doppio di Dante. Io credo che la parola finis, col suo triplice significato, il fine, il confine, la fine, innervi e comprenda questa variegata simbologia così che ho evocato con questi viaggi, e fa rimbalzare la domanda: ma le colonne d'Ercole sono una protezione o un ostacolo? Ecco, Ulisse, homo duplex, ecco, nella sua duplicità del viaggio di Ulisse sta, credo, una prima risposta. L'avevano già dato gli antichi, Cicerone e Seneca danno due contrapposizioni, due interpretazioni contrapposte, polari di Ulisse. Cicerone nel De Finibus dice un trattato improntato alla conoscenza di eredità aristotelica protrettica, quindi rivolto verso il futuro. Cosa dice? Vede in Ulisse e nell'episodio delle sirene il simbolo della passione, del desiderio, della conoscenza e della scienza. Parla proprio emblema Ulisse tramite le sirene della Cupido scienze et sapienze, e dice che Ulisse così tornerà a casa, è tornato doctior, più informato, più saggio. E qui chiaramente riprende l'Odissea, ognuno poi è tornato del gruppo di Ulisse più lieto e più saggio, diceva Omero. Ulisse diventa simbolo di una curiositas positiva. Accanto a questa interpretazione ce n'è subito uno di rimpettaia contrapposta, che è quella del Seneca morale, con questo invito alla saggezza e alla curiositas interiore. Seneca dirà: ma cosa ci interessa conoscere gli errori, il vagare di Ulisse? Le sirene sono il simbolo degli insidiosa blandimenta. Per Seneca Ulisse è il simbolo di un cieco errare, di un vanozium, di una vana oziosità. Ecco, Dante segue l'interpretazione prima, quella ciceroniana: gli amori familiari, i figli, il padre, la moglie, non poterono frenare, come dice Dante, l'ardore chi ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ecco, Ulisse doppio di Dante, quell'Ulisse che si è spinto oltre per seguire virtute e conoscenza. Invito ora il Cardinal Ravasi a farci entrare in un mondo lontanissimo da, rispetto a quello che abbiamo ascoltato ora, perché il mondo di Abramo, il mondo ebraico-cristiano, è il mondo dominato e guidato da una promessa. Do la parola al Cardinal Ravasi.
Vorrei iniziare con una nota filologica che a prima vista può sembrare molto arida. In realtà, come sappiamo, le parole sono sempre uno specchio non solo delle idee ma delle esistenze. C'è una radice ebraica ma appartenente a tutto il semitismo cosiddetto nord-occidentale, composta di tre lettere, come sempre, che dà origine alla parola Derek. Derek vuol dire via in ebraico e in altre lingue. Ma questa stessa radice contemporaneamente significa la potenza vitale. Vedete, la via è la vita al tempo stesso. Ed è per questo che la categoria homo viator, l'uomo viaggiante, viaggiatore, è strutturale alla nostra concezione antropologica, alla nostra lettura della storia. E alla base c'è una categoria che era anche nell'interno della classicità. Io proprio però vorrei mostrare come in realtà la visione che è quella di Gerusalemme si allontana da quella classica. Alla base c'è indubbiamente la categoria ricerca, inquietudine. Quello che diceva uno scrittore francese, cattolico convertito, Julian Green, diceva con quella battuta che io cito spesso: finché si è inquieti si può stare tranquilli. L'inquietudine come interrogazione, come domanda. La domanda è fondamentale, non soltanto per la scienza. Una vita senza ricerca non merita di essere vissuta, secondo l'apologia di Socrate, di Platone. Ecco, questo universale antropologico, che è la via vita, beh, dopotutto è vero che appartiene a una generazione precedente rispetto a quella dei giovani di oggi, la generazione, la big generation, la famosa opera di Kerouac, che era intitolata emblematicamente Jack Kerouac, On the Road, sulla strada, aveva nelle prime battute proprio questa frase: la via è la vita. Ebbene, questa categoria universale nell'interno della Bibbia è declinata e manifestata con due profili che io vorrei per ora soltanto evocare, poi nel dialogo potremo approfondire. Il primo lineamento, il primo profilo è quello che fa sì che il testo delle scritture, tutte le pagine delle scritture ebraico-cristiane, siano un interrotto viaggiare. Sono ininterrottamente dinamiche, a partire da quello, l'emblema che è stato ricordato, ma non è tra l'altro il primo viaggio in assoluto della Bibbia. C'è anche un controviaggio prima, è il viaggio dell'uscita dal giardino dell'Eden, quando l'umanità abbandona il suo orizzonte luminoso, il suo progetto perfetto e si avvia per le lande desolate della storia umana. Ebbene, il primo però, l'archetipo, è Abramo. È interessante notare come il racconto del capitolo dodicesimo della Genesi è estremamente essenziale. C'è un ordine, un imperativo rivolto ad Abramo: Lech Lecha, vattene. E subito dopo Abramo se ne andò, come aveva ordinato il Signore. Una sorta di schema militare, ordine e comando. E c'è questa grande avventura, quest'uomo che abbandona questa splendida città che è Ur dei Caldei, con tutta la magnificenza,
anche del suo culto, della sua tradizione storica, e si avvia verso questa terra ignota. Sottolineiamo la terra ignota. Quando a primavera l'ebreo doveva andare nel santuario, allora prima ancora del tempio, a offrire le primizie che erano considerate come il dono divino all'umanità per la sopravvivenza, andava davanti al sacerdote con un cesto di primizie e pronunciava una professione di fede che è conservata nel capitolo 26esimo del Deuteronomio, il quinto libro della Bibbia. Ebbene, come cominciava questa professione di fede? Non come il catechismo di Pio X, Dio, l'essere perfettissimo, creatore, no, comincia così. Mio padre era un arameo vagabondo, errante. I miei padri erano schiavi e sono usciti dalla terra d'Egitto. Noi siamo entrati in questa terra, la terra della promessa, di cui sono testimoni questi frutti. Voi vedete, la professione di fede sono tre viaggi. È per questo che subito dopo nella Bibbia abbiamo un libro intero intitolato Esodo. È la storia di un altro viaggio. Viaggio, vedete, che non è soltanto spaziale, lo è anche. Non è soltanto topografico, è anche un viaggio esistenziale. Con tutto, sarebbe interessantissimo studiare, perché c'è quasi tutta la parabola dell'esistenza umana uscita dal grembo con la conquista dello spazio, con tutti gli ostacoli prima di arrivare a una meta. È l'Esodo, una delle pagine fondamentali. Gli ebrei sempre dichiareranno: noi siamo figli della liberazione. Il credo più breve è: Dio ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Celebro la Pasqua ogni anno, anche se adesso non sono ancora nella terra promessa, sono nella diaspora, lo celebro perché andrò là. Davide, quando deve presentare le offerte che sono state raccolte per la costruzione del Tempio di Gerusalemme, che farà poi suo figlio Salomone, davanti a Dio si presenta così nel primo libro delle Cronache: noi siamo sempre stranieri e pellegrini come i nostri padri davanti a te, o Signore. Stranieri e pellegrini sempre, l'autodefinizione. Ecco perché Cristo stesso non può non essere che un nomade. Cristo non ha una residenza fissa. Se voi provate a vedere i Vangeli, quando comincia il suo ministero pubblico, quando cioè diventa il Gesù Cristo che è sulla tribuna della storia, voi lo vedete sempre in movimento, al punto tale che un evangelista, il terzo, Luca, ha costruito il suo racconto su Gesù occupando ben 10 capitoli del suo libro, 10 su 24, dal 9 al 19, con una lunga marcia. Gesù è sempre in cammino verso Gerusalemme, verso la meta ultima. Ed è per questo che allora dobbiamo vedere Gesù ebreo, che come i suoi padri, il suo popolo, è sempre in cammino, in pellegrinaggio verso, e questo sarà il punto, secondo punto che vorrei trattare, verso una particolare meta. A proposito del pellegrinaggio, io vorrei ricordarvi che nell'interno del Salterio, la raccolta dei 150 poemi, poemetti della letteratura poetica ebraica, ce n'è uno, l'84, che è delizioso,
per un versetto in maniera particolare. Beh, delizioso anche perché è un pellegrino che è arrivato a Gerusalemme e ritorna poi a casa sua perché ha finito il pellegrinaggio. Ha nostalgia di questo luogo. E allora guarda le grondaie e vede le rondini che hanno fatto i loro nidi sotto le grondaie. E lui dice: io spero di tornare ancora qui. Beati loro questi uccelli che possono rimanere sempre qui. E conclude: beati gli uomini il cui rifugio è in te e i tuoi sentieri percorsi sono iscritti nel loro cuore. Vedete, l'ebreo errante, che è un'altra storia, però l'idea della transitorietà, e qui uso un testo neotestamentario fondamentale, la lettera agli ebrei, che è una grande omelia, la quale dichiara esplicitamente che noi non abbiamo qui la città definitiva. Dobbiamo uscire dall'accampamento perché la nostra patria è oltre. E se vedete l'ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse, è infatti una meta che è oltre e altro sempre, perché è eterna e infinita la Gerusalemme celeste. Non per nulla si dice nell'ultima pagina, nel dialogo tra la Chiesa e Cristo, tutto è ritmato su un verbo greco. E questo verbo greco qual è? La Chiesa invoca: Erhu Kyrie Jesu. Vieni, Erhu, Erkomai. Vieni, Signore Gesù. E la risposta di Cristo è: Nai Erkomai Tahu. Sì, verrò presto. Vedete che l'ultimo verbo della Bibbia è il verbo venire, un verbo di movimento. Ecco, e allora il secondo e ultimo elemento che vorrei evocare è: qual è questa meta? Voi vedete, avete sentito che tendenzialmente la meta di Ulisse, sappiamo tutti, si suol dire che è il nostos, anche se il discorso che è stato fatto dal professor Dionigi è molto più sofisticato e ricco, però certamente è il ritorno all'isola, alla sua Itaca, vedere ancora il fumo che esce dai comignoli, forse dai focolari della sua casa, delle sue case. Invece per la Bibbia questo non è. La meta è escatologica, cioè proprio perché è escatologica è sempre qualcosa che è oltre, che ti fa superare. Io direi, dobbiamo escludere quindi la via della nostalgia. La Bibbia non ha una concezione della storia che invece è molto di più diffusa nella cultura greca. C'è un solo libro della Bibbia che lo sostiene, la visione circolare, è Coelet, l'Ecclesiaste, il quale dice: non c'è nulla di nuovo sotto il sole, e ha quella frase che è folgorante per i nostri giorni: non solo non c'è niente di nuovo, ma non lo possiamo neppure più dire. Tutte le parole sono logore e l'uomo non può più usarle. Non possiamo neppure più descrivere questo, leggete il capitolo terzo, questo disco che è la storia, che continua sempre a ripetere la stessa parola, la stessa frase. C'è un tempo per nascere, tempo per morire, tempo per amare, tempo per odiare, un tempo per fare la guerra, un tempo per fare la pace. E lo fa per 28 tempi e momenti, 7 per 4, 28, 4 punti cardinali e 7 della perfezione. Tutto l'essere e l'esistere sono un c'è. È l'unico libro. Tutti gli altri libri della Bibbia invece hanno un oltre. Quindi sono lontani anche dalla cultura contemporanea, la quale è estremamente frenetica, ma è sempre su se stessa,
gira sempre su se stessa. C'è un critico francese molto significativo che ha scritto una cosa che a mio avviso è veramente, direi, capace di cogliere il nodo ultimo di uno dei romanzi fondamentali del secolo scorso, di ardua lettura, L'Ulisse di Joyce. Ebbene, lui dice, che cos'è l'Ulisse? È un francese, lo dice in francese. È, badate bene, usa la categoria biblica, un exode sur place. È un esodo sempre sullo stesso luogo. E questo è veramente, sempre incontriamo solo lo stesso nostro piccolo mondo. E non è neppure un esodo come quello di tanta cultura contemporanea, la deriva, senza più un senso, senza più una meta, neppure storica, contingente. Io ieri nella notte leggevo, farò una recensione poi di questo libro, un dialogo tra uno scrittore francese ateo di origine rumena, figlio di un prete ortodosso, Emil Cioran, con un teologo che lui ha tenuto lungamente per 20 anni, un dialogo con un teologo rumeno, Bolan. Ed è bellissimo a un certo momento vedere come entrambi cercano di strattonarsi, e naturalmente il teologo usa la categoria inquietudine per dirgli che anche tu sei così e quindi in ricerca. Lui dice, sì, è vero, però, ecco, cito questa sua frase: e se l'esistenza fosse per noi un esilio, e fin qui anche la Bibbia l'esilio, e il nulla una patria, altro che la Gerusalemme celeste, il nulla. Ecco invece la visione che è nell'interno della Bibbia. Diciamolo allora con una parola sola. Qual è la meta ultima, se non è una meta contingente e storica? È una meta trascendente, sì, è una meta escatologica, oltre. E io penso che sia sostanzialmente il grande motore del cammino del credente, la speranza. È curioso notare che dal punto di vista filologico la parola speranza ha alla base una radice indoeuropea. Provate soltanto ad ascoltarla e vi fa capire la differenza tra le due concezioni, Atene e Gerusalemme, con la stessa radice. La radice è spat. Spat è alla base della parola spazio. Il luogo, la prigione entro cui noi siamo, ci muoviamo, torniamo, andiamo oltre, ma è sempre, non c'è un futuro definitivo. E dall'altra parte invece la speranza, che è di sua natura aperta. Ed è per questo che allora dobbiamo dare ragione a un altro francese, in questo caso, che ha costruito quel bellissimo poemetto Peggy sul portico del mistero della seconda virtù, quando lui dice, è vero, San Paolo dice che più importante di tutti è la carità, delle tre virtù teologali, fede, speranza, carità. Peggy invece, nella linea di questo discorso che ho detto, sempre oltre, l'utopia quasi, la speranza che ti fa superare, il motore che non ti lascia caduto, come spesso succede alla cultura contemporanea, nella polvere ai margini della strada, ebbene lui dice, è la speranza. La sorella più piccola delle due, della fede e della speranza e della carità, molto più nobili. Ma è come quello che accade ai genitori col bambino piccolo. Il bambino piccolo prende le mani dei due genitori alti e li spinge ad andare oltre. Ed è per questo che alla fine
fede e carità riescono a raggiungere Dio, l'infinito, perché c'è stato quella bambina che li ha strattonati. Grazie. Redenzione, speranza, utopia, i termini che ha utilizzato il Cardinal Ravasi appartengono tutti alla dimensione di una novità, di un accadimento che irrompe nel tempo e che lo definisce la qualità del tempo. Vorrei chiedere invece al professor Dionigi di spiegare l'ostilità del mondo classico verso ogni novità, verso ogni idea di cesura, di interruzione, di irruzione nel tempo, e di spiegarci la predilezione verso cammini che non hanno una meta, la meta della quale parlava il Cardinal Ravasi, ma sono cammini per lo più circolari, legati alla cosmologia, cammini che preferiscono ciò che sta rispetto a ciò che diviene. Sì, credo che questa domanda mi consente anche di interloquire con alcuni passaggi di Sua Eminenza il Cardinale. Prima ho fatto questa brevissima, così mi scuserete, semplificata, carallata, di tipologia di viaggi, ma la domanda è possibile dare una forma a questi viaggi che non hanno un esito positivo, una buona fine, oppure quando ce l'hanno hanno dei prezzi molto alti? È possibile dare un denominatore comune a questi viaggi della classicità? Io credo che noi dobbiamo qui tenere presente due direzioni, due coordinate. La prima è che la classicità soggiace a una concezione ciclica, e badate bene che l'immagine, l'icona del cerchio era estremamente positiva per un verso, per Filone era la figura più perfetta, per Aristotele il cerchio era la realtà più meravigliosa. Ci sarà un medico che dirà perché noi moriamo, si pone una domanda. Quella domanda sulla morte, per la quale per Seneca era naturale morire, Agostino dice che abita liquid asperum et contra natura, la morte ha qualcosa di vergognoso, di contro natura, di innaturale. E perché si muore? Quel medico diceva, Alcmeone, secondo qualcuno sesto, secondo altri terzo secolo, perché noi non siamo cerchio. Nel cerchio la fine e l'inizio si coincidono, noi non siamo la forma perfetta, noi siamo un arco, diciamo appunto l'arco della vita. E guardate che per una coincidenza terribile, sinistra, se volete affascinante, il greco ha la parola bios, che è accentata sulla prima da bios vita, sulla seconda bios l'arco.
l'arco della vita. Noi moriamo perché siamo un arco, un cerchio incompiuto, e già inscritto in quel nome, noi non sappiamo neppure come lo pronunciavano esattamente, bios e bios. Ebbene, questa legge della ciclicità, che di per sé è immagine positiva, perfetta, la più perfetta delle immagini, la figura più meravigliosa, è quella che governa le vicende umane per Erodoto, è quella che regola il tempo. Aristotele dice che il tempo stesso è un cerchio. Questa immagine del cerchio spiega il succedersi dell'età, è vero? Oro, argento, bronzo e ferro. Questo motivo, che sarà un motivo duraturo, vitale, da Esiodo a Dante. E questo motivo è quello che fonda anche la successione degli imperi, questa ciclicità. Di qui allora un mondo chiuso, mondo classico, nelle e dalle sue mura, chiuso, con una triplice assenza. Anzitutto l'assenza del progresso ininterrotto. C'è il primostasimo dell'Antigone che dice: l'uomo, ci sono molte cose meravigliose e tremende, ma ce n'è una, la più meravigliosa e tremenda di tutte. Perché? E chi è? Siamo noi e l'uomo. Perché l'uomo può inventare tutte le tecniche, tutte, la navigazione, l'agricoltura, la caccia, l'edilizia, le leggi, la lingua, tutte, nulla può contro la morte. Questo progresso non è illimitato, si arresta, va a sbattere. Questa concezione ciclica implica una triplice assenza. La prima è l'assenza di questo progresso rettilineo. La seconda, l'ha già detto già bene Sua Eminenza, è l'assenza della speranza. Sapete gli antichi classici come definivano la speranza? Un dulce malum, un dolce inganno, una droga, una fregatura. E l'imperativo categorico era, e qui veniva accomunata sia la scuola stoica che epicurea, che pure si opponevano sulla fisica e su tutto il resto, sulla teologia: nec spe vivi, nec spe nec metu, vivi senza timore e senza speranza. L'assenza della speranza, questa spes, è stato già detto, è stata introdotta dal cristianesimo, fino poi paulinamente alla speranza contro ogni speranza, è vero? La spes contra spem. Interessante, perché questo concetto di speranza e dell'uomo nuovo verrà adottato e adattato dall'illuminismo e da tutti gli illuminismi, da tutti gli ismi, adottato e adattato, questa idea anche dell'uomo nuovo. Poi siamo qui ancora a curarci le cicatrici, siamo ancora ustionati, è vero, questo però è un altro film, è un altro discorso. Si romperà il cerchio, tant'è vero che ci sarà una storia con uno spartiacque e una cesura, ante Christum natum e post Christum natum. E allora il regno, l'attesa, la direzione, vero? Una terza assenza, l'assenza di una certa idea del tempo. Ecco, con questa prima e dopo Cristo. La prima coordinata è questa della ciclicità, dell'immagine del cerchio, con tutto ciò che comporta. E la seconda è questa: il viaggio implica un andare. La saggezza classica consisteva nello stare. Seneca scriverà un De constantia sapientis. Stare è un verbo fortissimo in latino, è come un palo immobile. Ciò che sta piantato e non si muove e resiste a tutto. Sapiens non mutat sententiam. Il saggio è colui che non cambia parere.
Coloro che cambiano, cambiano posto, sono gli stulti, gli stolti. Vi ricordate Orazio, l'epistola prima? Cambiano il clima, ma non cambiano l'animo, coloro che varcano l'oceano, quelli che fanno crociere, dice Orazio, cambiano il cielo, il clima, non cambiano se stessi. Cielum non animum mutant, qui transmare currum. Di qui tutta la polemica anche a Roma e nella classicità contro i viaggi. Perché primariamente ciò che conta già da Eraclito era: io ho esaminato me stesso, ho esaminato me stesso, ho indagato me stesso. Ripresa poi dal precetto delfico, è vero, conosci te stesso. Ciò che conta è il dentro, non il fuori. E tutta questa realtà, questo filone, sarà poi ripreso al meglio da chi? Da Agostino. Ritorna in te stesso perché in interiore homine habitat veritas, la verità sta lì e non sta fuori. Ecco, questo stare comporta un duplice rifiuto, una duplice, e qui vengo direttamente al cuore della domanda, comporta un duplice rifiuto, una duplice negatività. Nella classicità c'è la negatività di ciò che è novum, ciò che conta, ciò che bisogna rispettare, ciò che è notum. Tanto più a Roma questo, dove vigeva la religio del Mos Maiorum, dei patres, della tradizione. La rivoluzione a Roma, terra di conservazione, era definita la res nova. L'homo novus, da Mario Cicerone, faranno tutti una brutta fine perché non avevano una tradizione familiare. E il cristianesimo verrà chiamata religio nova rispetto alla vetus religia. Novus a Roma faceva paura. Ciò che tranquillizzava, ciò che era collaudato, ciò che era imperante, aveva la signoria, era il notum. Negatività del novum e negatività del concetto di infinitum. Quell'in è negativo per loro. E contro ciò che è finito. Profundus a Roma è un aggettivo negativo perché procul fundo è ciò che è lontano dal fondo. Sapete cos'era il fondo? Era il campo, ciò che non vedevi, che non misuravi, non controllavi. In una civiltà agricola e terragna ciò che era profondo era negativo. La negatività di infinitus perché? Perché ciò che è senza misure, smodato e senza controllo è ciò che esula dal modus, dalla misura aurea. Modus è la misura, è l'estraneità all'eccesso, è imparentato col finis, col limite, che era un valore nella cultura dei greci e dei latini. Di qui la condanna dei viaggi, di tutto ciò che sta oltre le colonne d'Ercole. E tutta la tragedia greca vive di questo. Pensate agli archetipi femminili, Fedra, Medea, Antigone. Sono delle donne effrene, dice il latino. Sono senza freni, sfrenate. E Camus dirà: por limite al mondo e all'uomo, e questo è il terreno su cui noi ci ricongiungeremo ai greci. Ecco, l'unico progresso è quello morale interiore, questa è la visione predominante classica, col precetto senecano stoico, ne fueris curiosus. Non essere come Ulisse, non indagare l'errare esterno, non importa, contro l'errore interiore, accanto a questa visione, ce ne sarà però già una minoritaria che fa capolino. Sapete, la storia la fanno i vincitori. E poi la letteratura che prevalse, che però già occhieggiava, già nei presocratici, ci sarà poi nella filosofia protrettica, in quella scientista atomistica, di chi dice invece fa l'esaltazione dell'ingenium curiosum. E qui il mio Lucrezio esalta Epicuro perché colui
che quel mondo che era chiuso nelle dalle sue mura, lui l'ha perforato, ha varcato le barriere del mondo, è andato là e c'è stata la rivelazione della ragione, ha cercato anche lui di sfondarlo. E lì chiudo il cerchio del mio discorso, del precedente intervento, si inserisce l'interpretazione di Ulisse, Cicerone, che aderiva alla visione protrettica del progresso, e lì aveva una sua fonte aristotelica, dirà che bene quel viaggio di Ulisse che all'insegna della conoscenza. Seneca, tutto interiorizzato, dirà male ne fu eris curiosus. C'è un altro cammino nella Genesi, al capitolo 22, un altro cammino di Abramo impressionante, è il cammino verso il monte dove per ordine di Dio Abramo avrebbe dovuto sacrificare il figlio Isacco. Ricordo alcune pagine di un libro del 95 del Cardinal Ravasi, Il racconto del cielo, dove il cardinale dà conto della terribilità e della paradossalità delle pagine sul sacrificio di Isacco. Il cardinale ripercorre, fra le altre, le interpretazioni e le letture di Lutero, di Kierkegaard, di Kafka, ricorda Proust, segnala un aspetto apparentemente impensabile di Nietzsche, un'uscita di Nietzsche su Abramo e su Isacco. Ricordo che Kierkegaard in Timore e Tremore parla di una sospensione teologica dell'etica a proposito della storia di Abramo e Isacco. Il cammino di Abramo, capite, è un cammino in apparenza indecifrabile, così come è indecifrabile l'ordine di Dio di uccidere il figlio. Chiedo al cardinal Ravasi di confrontare questi due cammini, il cammino verso l'ignoto della terra promessa e il cammino verso l'angoscia del sacrificio del figlio. Questa provocazione è abbastanza significativa. Io però vorrei prima ricordare che devo essere grato all'amico, al professor Dionigi, perché ha fatto vedere in maniera nitida che siamo di fronte a un dittico coi colori antitetici tra Atene e Gerusalemme, nonostante tutti i contatti che si stabiliranno. Quegli elementi che egli ha evocato confliggono fortemente con la concezione biblica. Pensate la concezione messianica, che tra l'altro verrà ereditata da Marx, indubbiamente. Eliot, il grande poeta anglo-americano, avrà quella definizione che è veramente come sanno fare i poeti, che non hanno bisogno della moltiplicazione delle parole. In my end is my beginning. Nella mia fine c'è il mio principio. Cosa che invece non può essere affermata nelle concezioni che abbiamo evocato. Adesso raccolgo soltanto per un piccolo cenno, perché dobbiamo concludere, questa provocazione che meriterebbe una riflessione straordinaria, come è stata fatta nell'interno della storia della cultura. Genesi 22, questo viaggio
che Abramo fa stringendone la mano il suo figlio Isacco. È interessante notare che l'antico narratore di questa pagina non introduce per tutti quei 3 giorni di viaggio più nessuna invocazione a Dio. Quel Dio amato e crudele che sospende apparentemente l'etica. Il dialogo è solo tra loro due e lo ripete: padre mio, figlio mio, per 4 volte. Cioè siamo solo tra noi uomini quando il cielo è incomprensibile. E qui abbiamo perciò la parabola di un viaggio che è il viaggio più terribile, perché apparentemente, quindi c'è nella Bibbia anche questo aspetto, non approda, non dovrebbe approdare all'escatologia, al nuovo inizio, ma alla fine. Dovrebbe essere semplicemente la morte di colui che era il figlio della promessa, quindi era la presenza di Dio che Abramo aveva davanti a sé. Deve morire. E in questo senso abbiamo un altro libro della Bibbia, abbiamo Cristo stesso che si muove in questa linea. Il viaggio non più verso una meta, non più verso l'oltre, non più verso la speranza, ma verso il nulla, la disperazione, la cioran. Infatti noi vediamo che l'ascesa arriva fino a quel momento. Qual è l'altro libro biblico? Giobbe. È la storia di un lunghissimo viaggio che dopo approda alla fine a un risultato, ma se stiamo non al racconto finale, all'ultima pagina, alle ultime righe, ma stiamo al vero frase ultima, la frase ultima è: io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono e sono ancora qui sulla polvere e sulla cenere. Quindi c'è ancora questo interrogativo che non è del tutto risolto, non c'è la meta luminosa. Ecco, allora io direi: che valore ha questo viaggio e il ritorno? Il ritorno, voi vedete che è diverso, è un viaggio verso il futuro, perché che cosa avrà poi dopo Abramo? Non avrà più il figlio della sua carne, non avrà più neppure il figlio della promessa. Avrà, come dice il Nuovo Testamento, il figlio che è Cristo, il figlio di Dio. Cioè sarà entrato nell'escatologia, avrà un dono diverso. E allora questa esperienza di viaggio, e concludo raccogliendo la sollecitazione di Kierkegaard, timore e tremore, è alla fine la grande lezione che Dio dà sulla fede. Secondo me Kierkegaard ha ragione quando dice: questa pagina è il paradigma della fede di tutti noi. E lui usa un'immagine che è molto nota peraltro, ma che è molto bella, molto illuminante per indicare il viaggio della fede. Anche in quel momento, il momento in cui il cielo è coperto di nubi, di tenebra, in cui Dio è crudele, in cui Dio, anzi come dice Giobbe, è un mostro, è un leopardo che affila gli occhi su di te per divorarti, è un imperatore sadico che ti trafigge con le frecce, è un generale trionfatore che ti sfonda il cranio con la sua mazza. Ebbene, lui dice, la parabola è questa: quando in Oriente è vera questa cosa, quando la madre deve svezzare suo figlio, si tinge di nero il seno, in modo tale che il figlio, guardando quello che era l'oggetto del suo pensiero, che era l'oggetto del suo amore, che era l'oggetto della sua attesa, pensiamo cosa ha ricamato su questo tema Freud,
il piacere dell'aggrapparsi al capezzolo della madre, non lo riconosce più. E in quel momento che cosa fa il figlio? Il figlio odia sua madre, perché le toglie questo piacere, le toglie il cibo anche. E Kierkegaard dice: mai come in questo momento la madre ama suo figlio. Perché? Perché lo fa diventare una creatura libera che entra nel mondo e vive la sua responsabilità e libertà. Ed è per questo che allora quel viaggio, viaggio drammatico, cupo, è il credere che è rischio, ma alla fine è la tua grande libertà, come quando sei innamorato e ti innamori liberamente, non per costrizione.